Un coltello fatto di feci può funzionare? La domanda non è se può funzionare, è come verrebbe in mente a dei ricercatori di fare una ricerca su dei coltelli fatti di feci. E invece c'è qualcuno che l'ha fatto e ha vinto il premio Ig Nobel 2020 per la scienza dei materiali. Ci vediamo dopo la sigla per vedere tutti i premi che sono stati assegnati quest'anno. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di passare ai premi Nobel di quest'anno, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun video e di seguirmi anche sugli altri social. Cosa sono gli Ig Nobel? Anche se in realtà sarebbero Ig Nobel. Sono dei premi che vengono assegnati a delle ricerche scientifiche che sono strane, divertenti e che ti fanno prima sorridere e poi magari ti fanno riflettere. Vengono assegnate ogni anno e tutte le ricerche scientifiche che vincono questo premio sono state pubblicate su riviste internazionali e importanti. Come i premi Nobel sono divisi in categorie, noi vediamo tutte le assegnazioni di quest'anno. Il premio Ig Nobel per la fisica è andato a due ricercatori australiani che hanno visto cosa succede se si sottopone un verme a delle altre frequenze. Quello che loro hanno scoperto è che quando i vermi sono sottoposti a delle vibrazioni verticali, sul loro corpo si formano delle onde stazionarie. Come abbiamo detto, i premi Ig Nobel sono assegnati a delle ricerche che prima fanno ridere e poi fanno riflettere. Quindi vediamo anche perché potrebbe essere importante questa ricerca. Le onde sonore potrebbero giocare un ruolo chiave nella propagazione degli impulsi nervosi. Conoscere cosa succede ad una cellula quando è attraversata dalle onde sonore potrebbe essere importante per attaccare virus e batteri. Passiamo alla prossima categoria, acustica. Il premio è andato ad un team cinese che ha usato dell'elio su dei coccodrilli. Ha dato dell'elio a degli esemplari femmina di coccodrillo e ha visto che cosa succede quando emettevano dei suoni. Quando uccelli e mammiferi emettono delle formanti, che sono delle risonanze del tratto vocale, comunicano in qualche modo la loro stazza. Comunicare la propria stazza tramite il suono non è una cosa che era mai stata riscontrata negli alligatori. Grazie a questa ricerca è stato visto che gli alligatori emettono delle formanti che in qualche modo comunicano la loro dimensione e quindi la loro stazza. La prossima categoria è quella dell'entomologia. Chi sono gli entomologi? Coloro che studiano gli insetti. Ebbene, è stato scoperto che gli entomologi hanno paura dei ragni. Infatti, i ragni fanno parte di un'altra categoria, non degli insetti, ma degli aracnidi. E quindi è stato visto che molti entomologi hanno paura dei ragni. Le prossime categorie non riguardano la fisica, ma secondo me sono carine da portare e quindi ve le dirò lo stesso. La prossima è la psicologia. Uno studio di psicologia ha rivelato come i narcisisti si possono riconoscere dalle sopracciglia. L'Ig Nobel per l'economia quest'anno è andato ad uno studio che rivela una correlazione tra baci e reddito. È stato visto che nei paesi con maggiori diseguaglianze economiche ci si bacia di più sulla bocca. Il prossimo Ig Nobel non è uno studio, ma è un fatto realmente accaduto in Cina e riguarda l'omicidio più subappaltato del mondo ed è stato vincitore dell'Ig Nobel per il management. In Cina era stato commissionato un omicidio. Questo omicidio è stato tantissime volte subappaltato. Alla fine, l'ultimo sicario si è rivolto alla polizia. Ovviamente, per tutte le ricerche e per tutte queste informazioni, vi lascio il link qua sotto se volete approfondire. Non poteva mancare l'Ig Nobel per la medicina, ovviamente. E quest'anno è andato un team di ricerca che ha diagnosticato la misofonia da stress, cioè quel fastidio che si prova quando senti le altre persone masticare. Non poteva mancare anche il premio all'educazione medica, che quest'anno è stato assegnato a Bolsonaro, Trump, Putin e altri capi di Stato per come hanno gestito l'ondata di Covid. Questo premio è stato assegnato per aver dimostrato come un politico ha molta più influenza di uno scienziato. E in ultimo, il premio Ig Nobel per la scienza dei materiali. All'inizio, nell'intro, vi ho parlato di una ricerca su coltelli fatti di feci. Ebbene, quest'anno è stato assegnato il premio Ig Nobel per delle ricerche su coltelli fatti di feci. La prima cosa che mi sono chiesta è perché qualcuno dovrebbe studiare una cosa del genere? Poi ho capito,
Questa ricerca nasce da una leggenda Inuit, secondo cui un uomo, poiché non voleva lasciare il proprio insediamento, venne abbandonato dalla famiglia e fu lasciato senza utensili e rimase a vivere sul ghiaccio. Lui che cosa fece quindi? Usò le proprie feci, le fece raffreddare sul ghiaccio e le usò come armi per uccidere un cane e fare delle ossa del cane una slitta. Quanto c'è di vero in questa leggenda? Secondo i ricercatori, poco, perché in realtà non funzionano i coltelli fatti di feci. Questo era tutto per oggi, noi ci vediamo mercoledì con la serie Cosa c'è nello smartphone, con un nuovo sensore.